Il progetto nasce in un periodo molto curioso, nel senso che io vivo una parte dell'anno in Argentina, in una zona a nord, la regione di Salta, e nella capitale, che si chiama appunto Salta, vi è un miracolo della Madonna, l'ordine della Vergine, che è il quinto posto al mondo come presenza di fedeli. Quando è venuto Giovanni Paolo II, io gli chiesi se era d'accordo che costruissi una chiesa dedicata agli angeli. A quel punto l'idea nacque. Abbiamo costruito questa chiesa, il concetto era le chiese dedicate agli angeli erano i bambini morti prima del battesimo, per cui fino al 1000-1100 vi erano tantissime chiese affrescate e poi un po' si era dimenticato. Essendo il mio il mondo dell'arte, ho coinvolto gli artisti, in primis gli amici, e poi il tam-tam si sta allargando a livello mondiale, e ogni artista gli chiedo di fare un'interpretazione dell'angelo. Loro dipingono un piccolo angelo 25x25 di cui voi potete ammirare i primi 500, che volutamente sono tutti italiani o artisti stranieri che hanno vissuto in Italia. Poi le opere vengono fotografate e trasportate in ceramica. C'è una piccola fondazione che abbiamo creato in Argentina dove abbiamo insegnato appunto a lavorare la ceramica, e le riproduzioni ricopriranno l'interno della chiesa. Alla fine saranno 1820. Oggi abbiamo qua, devo dire che è stata una bellissima sorpresa, perché l'idea era nata col presidente di Porto Antico Combucci e con l'assessore alla cultura di Genova Lagrosso. Perché Genova? La mostra principalmente era già stata esposta alla Regia Reale di Monza, aveva fatto grandi musei, tra cui Villa Olmo a Como e il Museo di Santa Maria della Scala, che è uno dei più prestigiosi d'Italia. Però Genova ha una storia di rapporto con l'Argentina molto tenue, molto legata, perché più di 8 milioni di persone sono partite con la migrazione dall'Argentina. L'Argentina in realtà l'ha costruita la maggior parte degli italiani, per cui l'idea di avere uno spazio dove c'è la possibilità di interloquire di nuovo con quello che è una nazione molto legata a noi italiani, e Genova si presta per questo, lo spazio è spettacolare, per cui abbiamo pensato appunto di esporre i primi 500. A questo punto vi anticipo che probabilmente nel mese di novembre o dicembre verranno posizionati gli altri 500, perché ogni 500 viene fatto un libro, di cui qua a disposizione sono per i visitatori la consultazione, la possibilità di acquisirlo, alla biglietteria, e vengono, dove sono riprodotte tutte le opere. C'è un testo di Papa Francesco, ci sono anche testi di critici prestigiosi, e quando l'abbiamo presentato alla Regia Reale di Monza, l'arcivescovo di Milano ha scritto un segnalibro, e speriamo presto di avere la visita del vostro vescovo per avere anche da lui un suo pensiero. Per costruire la chiesa, che i tempi sudamericani non sono i tempi italiani, per cui abbiamo impiegato 3 anni a costruire la chiesa, e man mano arrivano le piastrelle che vengono posizionate piano piano. Abbiamo già 250 nelle pareti.